grande amico della nostra famiglia, che tenendolo in braccio ha predetto che sarebbe vissuto più di 90 anni, sarebbe diventato vescovo e avrebbe fatto grandi cose per Gesù Cristo. Chi è quarto e terzo? Tu? Allora, vieni qua. Più santo da Napoletano, Napoletano più santo. Allora, vieni con me fuori, vieni con me. Non me la ricordando bene. Non è ti... Tranquilla. Devo cercare. La storia e il tempo daranno ragione alla profezia di San Francesco di Girò. No, era di Girò. Di Girò? Gironimo. Di Girò, San Francesco. Okay. San Francesco. Ok. La storia e il tempo daranno ragione alla profezia di San Francesco. Alfonso Maria dei Liguori vivrà fino ai 91 anni, sarà proclamato vescovo, santo, ma soprattutto patrono degli avvocati e dei giuristi. Il titolo che però più gli si addice è il napoletano più santo e il più santo tra i napoletani. Ripeti bene la parte. Sant'Alfonso non era solo santo, ma anche un uomo di... Fermati. Alza la voce. Ah, ok. Quando parli, alza la voce. Non era solo santo, ma un uomo di immensa cultura. Chi non era solo santo, diceva sempre da Sant'Alfonso. Sant'Alfonso non era solo santo, ma anche un uomo di immensa cultura, un letterato, un musicista, un pittore e anche un avvocato, uno dei più grandi del suo tempo in Europa. Solo successivamente decise di lasciare l'avvocatura per dedicare tutta la sua immensa cultura al popolo di Dio, ai più poveri e ai più abbandonati. Grande. Chi è dopo di lei? Io. Chi sta? Ah. Siamo vicino a un paese napoletano e questo ci ricorda che Sant'Alfonso Maria di Liguori ha scritto il brano Tu scegli dalle stelle, una delle più note canzoni natalizie. Guarda sempre a me, fermati, sempre a me devi guardare, perché se gli occhi vagano, chi ti vede? Ci troviamo vicino a un presepe napoletano e questo ci ricorda che Sant'Alfonso Maria dei Liguori ha scritto il brano Tu scegli dalle stelle, una delle canzoni natalizie più famose in tutto il mondo. E ci ricordiamo che nei presepi napoletani ci sono sempre i poveri e i pastori, che sono sempre presenti nel suo cuore di pastore. Ok, facciamo la visita.